Ciao a tutti da Coach Gabri, bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi, riapertura ufficiale delle palestre, quantomeno in Lombardia. In realtà già dal primo si poteva riaprire, però la mia palestra box CrossFit Pro Patria riapre oggi, 3 giugno, e quindi sarà il primo giorno. Vediamo un po' come sarà la riapertura, la riattivazione di tutto quanto. Vi voglio portare con me in questa giornata, quindi vedremo un po' insieme anche come mi preparo, cosa mangio, quello che sarà il mio allenamento. E vediamo un po' i feedback. Prima di tutto gustiamoci la sigla. Vai! A dire il vero, la giornata è cominciata presto perché ho registrato un video di Allenati dove vuoi che posterò nei prossimi giorni, quindi boom 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 a manetta, e sono andato al parco, qua al parco a Legnano, con dei ragazzi, con Simo, con Andre, con Jessica, a fare una lezione di gruppo di allenamento appunto all'aperto, ed è stato figo. Come primo feedback, il rientro col coaching dal vivo è stato figo, quindi vediamo come prosegue la giornata. Ora mi metto qua un po' al computer ad editare la parte di video di allenamento che ho girato, più altre chicche che non posso ancora rivelare per motivi tecnici, ma vi dirò sicuramente nel giro di pochi giorni. Per quanto riguarda la parte alimentare, ragazzi, adesso andrò a aumentare un pochino le calorie, perché comunque cambia il tipo di allenamento. Manterrò sempre la versione di allenamenti a corpo libero a casa per il progetto Allenati dove vuoi, perché credo fermamente in questa versione, in questo tipo di allenamento, ma ci unirò anche all'allenamento di CrossFit, quindi ricomincerò ad usare anche dei carichi, dei pesi, quindi avrò bisogno di più energie e dovrò adattare ovviamente il mio introito calorico. Nel frattempo mi porto avanti, preparo la merenda, c'è qua mela, banana, e poi sto preparando il porridge. Ok, porridge, no, porridge, scusate, pancake con la farina d'avena e il biscotto e un bello shaker di proteine alla mela, sempre di Prozis. Let's go. Preparazione dei pasti, mi sto portando avanti, vabbè, qui sto facendo un bel misto di pesce, totani più che altro, gamberetti, qualche vongoletta così, che farò insieme al couscous. E qua sto facendo la cena, sto facendo i broccoletti di Bruxelles, la passata è finita ieri, aggiungo un po' dopo, proprio un goccio, e il pollo, ok, che farò insieme al farro. Questo farro, che è un farro fighissimo che mi ha trovato Mari, ha un contenuto di carboidrati un pochino più basso degli altri, e gli ho messo della ricottina light. E attenzione, so che mi direte è una porcata, ma io ci aggiungo dell'ananas che è avanzato, ok? Quando sta per finire la cottura gli metto anche il liquidino, ok, lo sciroppo, e ananas al naturale. Gli metto sia le ultime due fettine rimaste, che stanno bene davvero, sia il liquidino nella fase finale della cottura, così sia il pollo che anche i cavoletti prendono quel sapore un po' dolcino, e messo insieme al farro che stasera mangerò freddo dà quel tocco di freschezza. So che per voi è una porcata, lo era anche per me. Mari me l'ha fatto assaggiare, in realtà non in questa versione ma in altre, spero che vada bene anche per questa. Vale la pena di provare, ragazzi, provate. Ragazzi, questo è il risultato. Dai, una sorta di insalata di farro con pollo, cavoletti di Bruxelles, tutto profumato all'ananas. Ora lo lascio raffreddare, lo metto in frigo e stasera vi saprò dire. Pranzo è pronto, che oggi rappresenta pre-workout, di solito rappresentava il post-workout, quindi un'altra cosa che cambia post-quarantena. Ed è questo super bowl, bella ricca di couscous e tanti pesciolini, soprattutto magri, un po' di polpetti, vongolette, qualche zucchina. Tutto giù, poi ci sarà un breve, breve, piccolissimo pre-workout mini extra e poi si va ad allenarsi. Mini pre-workout extra che vi dicevo, semplicemente del miele su un paio di fette biscottate, due, tre. E adesso mi faccio anche un bel caffè espresso e siamo carichi, si va ad allenarsi.
Qui sono cambiate un po' di cose. Innanzitutto, mascherina obbligatoria, giustamente, quando farò le classi. Adesso mi alleno io, ovviamente no. E tra una classe e l'altra ci sarà sempre da fare la sanificazione, disinfettare, ci sono tutte delle norme, ci sono meno persone che possono fare le classi, abbiamo praticamente dimezzato il numero per adesso. E tutte le norme in sostanza in linea con quello che è il decreto del ministero. E quindi siamo qua, iniziamo con il nostro bel allenamento. Cosa importante per l'allenamento è, so che abbiamo tanta voglia di spaccare dopo essere stati lontani da alcuni dei nostri esercizi preferiti magari, ma bisogna andare con calma ragazzi, perché veramente l'infortunio è dietro l'angolo se non si sta attenti. Invece iniziando gradualmente con col giusto atteggiamento mentale si può tornare in pochissimo tempo ai risultati delle performance di prima. Quindi nessuna fretta e abbiate fiducia nel processo. Workout finito, è stato tosto. Allora, dal mio punto di vista sono contentissimo di quello che ho fatto in questi mesi a livello di fiato e di lavoro sulla tecnica, perché sui clean sono andato bene e sono arrivato fino a un 100 qualcosa, ma mi sono fermato non per altro ma per non esagerare i primi giorni. Bene sulla parte di workout, ho spinto, sono sentito tranquillo, vuol dire che ho allenato bene la parte di condizionamento metabolico con gli allenamenti da casa, quindi continuate a farli. Ho sofferto un po' di più sulla parte di forza, però sul back squat quello sì, ci sta. Non ho lavorato con carichi alti per mesi e si è fatto sentire. Tu? Io pensavo peggio anch'io. E ho sofferto i pull-up, su quelli ho perso tanto, secondo me. Va bene. E sul resto, però pensavo peggio. È andata bene, soddisfatti, dai. Pulizie in corso. Ghostbusters! Momento merenda, queste robe che ho preparato prima, soprattutto il pancake.
to turn it up. Fine della giornata. Ragazzi, è stata una figata, sono contento di aver ripreso. C'è solo quella piccola rottura di valle, insomma, necessaria di disinfettare, eccetera, sanificare, ma non è tanto quello, è il fatto che poi bisogna rimettere a posto da soli tutta l'attrezzatura ogni alla fine di ogni ora, però voglio dire, un piccolissimo prezzo da pagare per ritornare a bomba. Come vi ho detto, salirò nelle prossime settimane un po' con l'intralcio calorico. Grazie per essere stati con me, ci vediamo nel prossimo video. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e a presto ragazzi. Ciao da Coach Gabri.